due anni di pausa dovuta alla pandemia, è ripartita questa mattina la sfida sportiva tra gli alunni del liceo, il ginnasio Ovidio e le vecchie glorie del liceo. La gara si è disputata allo stadio Francesco Pallozzi di Sulmona. Presenti il vescovo di Sulmona Valva Michele Fusco, la preside Caterina Fantauzzi, il vice sindaco della città Franco Andrea Casciani. La gara si è chiusa con la vittoria dei giovani per 6-3 dopo una bella partita piena di sano agonismo. Tutti in campo per dare un segnale di vitalità con l'auspicio di rivedere le porte dello storico liceo finalmente aperte. Grazie all'avvocato Paolini che si fa promotore ogni anno, dopo due anni di pausa finalmente ritorniamo in presenza, ritorniamo allo stadio Pallozzi. È un piacere, un onore, ma soprattutto è stata una sana risata oggi in questo stadio dopo tanti anni, e dopo tanti anni ovviamente scendere in campo perché rivedere gli amici che si vogliono dilettare in una partita molto improbabile nei confronti di una squadra di giovani ragazzi fa estremamente piacere.